Voilà, signori, voilà. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti, salve. A te la parola. Ah no, pensavo coordinarsi tu e poi... Se vuoi. Magari. Grazie intanto a tutti voi che siete presenti, molto numerosi, come spesso accade, e soprattutto grazie a loro. Valerio Minasco, gli attori sono a mano, presentiamo tutti. Hanno debuttato, come sapete, ieri sera con La ragazza sul divano, regia di Valerio Minasco, con tutti gli attori e altri che stanno arrivando. Dunque immagino che non molti di voi, non tutti, diciamo, abbiate visto lo spettacolo, visto che appunto è debuttato ieri sera, ma contiamo che arrivino, vadano al Teatro Carignano. Lo spettacolo sta su parecchio, sta su fino al 24, mi sembra. Non lo so. Non lo sa? Comunque sì, il 24. Comunque è un paio di settimane, quindi abbiamo il tempo. E quindi grazie a loro per questa occasione, che sarà senz'altro fruttuosa, anche se abbiamo i tempi un po' stretti, dobbiamo finire alle 6:30, ma questa bella occasione per chiacchierare e discutere insieme a loro dello spettacolo appunto che è debuttato ieri sera. Io inizierei con uno spunto a Valerio, che il gioco forza parte forse dal testo di Fosse, che in questo momento peraltro naturalmente c'è un'attenzione particolare su questo scrittore, questo drammaturgo che recentemente appunto è stato insignito del premio Nobel, ma al di là di questo ci troviamo nell'occasione di un testo intanto che Valerio Minasco ha scelto naturalmente molto prima che ci fosse questa occasione per Fosse. E poi soprattutto vorrei ricordare che Valerio Minasco ha negli ultimi 15 anni e forse qualcosa di più ha spesso incontrato Fosse, la sua scrittura, e probabilmente il regista, l'attore italiano che più, anzi senza probabilmente, che più ha messo in scena, si è confrontato con questa scrittura molto particolare, con la quale evidentemente Valerio Minasco ha un'affinità profonda, diciamo, al di là del singolo testo in questione. Quindi, se Valerio è d'accordo, partirei da qui, da quali sono, diciamo, gli elementi che ti sono congeniali di questa scrittura, anche se vuoi in generale rispetto alla scrittura di Fosse, e poi naturalmente nel caso specifico della ragazza sul divano. Allora, grazie. Sai che non so proprio rispondere bene a questa domanda, forse mi dovrei preparare una risposta, me lo chiedono un po' ultimamente, cosa ci trovo. Non lo so, mi sembra che... Ciao, benvenuta, Pamela Villoresi, eccola qui, la protagonista della ragazza sul divano. E c'è qualche cosa in questa scrittura che cattura la mia fantasia. Cerco di essere più sintetico che posso nel dire che ci sono... Gli elementi che mi commuovono di più, cioè che mi muovono verso questi testi di più, sono le storie che racconta, sono storie di gente qualunque. Non è un teatro di eroi, non vengono compiute azioni eroiche, non accade niente di davvero significativo al punto da poter essere portato in scena come in altre drammaturgie. Sono persone qualunque, al punto tale che molto spesso Ion Foss non mette nemmeno i nomi, non hanno dei nomi, si chiamano l'uomo, la donna, la sorella, il marito, il padre, la madre, è come se ci fosse qualcosa di nemmeno degno di avere un nome, oppure essere così tanto qualunque da essere degni di rappresentare un po' tutti gli uomini, le donne, i padri, le madri, le sorelle. Mi piace perché sfida gli attori a esprimersi molto di più attraverso ciò che non dicono, che no, puoi passare anche di qua se vuoi, che attraverso ciò che dicono. È un teatro che insegna agli attori a pensare molto di più di quanto benvenuta. È una seggiola qui che ti aspetta, se vuoi, se no. A pensare molto di più che a parlare. È un teatro che è pieno di pietà per le persone, di cui racconta queste piccole storie, spesso di famiglia, spesso legate
a dei piccoli sentimenti sbriciolati dentro la loro anima. È un teatro che sembra che voglia mettere in scena più l'anima e i pensieri delle persone che non la loro qualità di dialogo, ecco. E questa cosa mi induce ad una identificazione verso tutti i personaggi e mi induce a guardare le storie di questi personaggi con lo stesso sguardo che forse l'autore ha su di noi, che è quello animato da una certa pietà, sembra che abbia come voglia di abbracciare le persone. Dato che ogni tanto, non sempre nella mia vita, io sento che ho bisogno di testimoniare un po' di tenerezza, ecco che Ion Foss viene e mi dà una mano a parlare di tenerezza sul palcoscenico. Ecco. Senti, in questo programma di Salo, Quaderno del Teatro Stabile, che peraltro è lì, se volete, ci sono delle pagine poche ma molto dense, molto interessanti, di Valerio, di riflessioni sul testo, su Fosse, in cui per esempio scrive, vorrei girarlo in forma di domanda, che Fosse mostra il grande io e lascia da parte il piccolo io. Che cosa volevi dire con questa espressione che forse ci aiuta anche? Beh, sarebbe bello se questa risposta poi potessero darla anche gli attori, nel senso che non è che nella sua scrittura sembra quasi impossibile che ci sia un aggancio per gli attori per restituirla ispirandosi a quello che è il nostro modo normale di relazionarci e di parlare. Siamo molto abituati a parlare e a conversare facendo riferimento a quello che io chiamo il nostro piccolo io, cioè quello di come stai? Bene, grazie, tu cosa hai fatto ieri? Sono andato al mercato, tua madre, sapessi come rompe. Questo qui è il piccolo io che conversa. Il grande io è un'altra cosa, lo chiamo grande io, ma sembra il nome di un capo indiano, però è come il mio modo di definire la cosa, no? E quella cosa in più, che mentre io dico tua madre come sta, mia madre rompe le scatole, però in realtà se chiudessi gli occhi, se ascoltassi i miei pensieri dentro, se non facessi lo spiritoso o il disinvolto o il conversativo, cosa direi? Direi qualcos'altro che non so bene che cos'è, che è qualcosa di un pochino più denso, un pochino più profondo. Come stai? Dice un personaggio di questa cosa, e tu come stai? A un altro personaggio. L'altro personaggio potrebbe dire sto bene, dai, non ti preoccupare, oppure dice la verità, ed è una verità che non è esprimibile facilmente, e dice sto così, pausa, come posso. Ma cosa vuol dire? Vuol dire sto così, come uno che ti ama e non sa se tu lo ami. Questa è la vibrazione che c'è nel grande io. Per fortuna ho degli attori che sono in grado di farla passare questa cosa, ma se dicessi sto così come posso, questo è il piccolo io che chiacchiera, no? Le parole sono le stesse, però dentro c'è qualcosa che non riguarda più la normale reattività che c'è nascosta nelle conversazioni. E che diamo modo, bisogna dare modo a quella che io chiamo l'anima che hai dentro, la verità che hai dentro, di emergere. A volte emerge in un modo un po' criptico come questo, sto così, come posso, come uno che ti vorrebbe amare ma non so se tu gli dai la possibilità di farlo. Altre volte viene proprio detto, invece affiora alle labbra del personaggio proprio il pensiero denso che c'è. Io ho scoperto, l'abbiamo scoperto insieme agli attori, che questi personaggi dicono sempre la verità, non usano mai il linguaggio per nasconderla. Il linguaggio la rivela sempre, soltanto che, ci dice Ion Foss, il linguaggio non basta, ci sono delle parole che si rompono a metà mentre stai cercando di dire qualcosa, perché la cosa che vuoi dire appartiene così tanto ai tuoi sentimenti, al tuo pensiero, alla difficoltà che molto spesso è nascosta nelle relazioni, che la esprime molto meglio un silenzio che non una frasetta buttata lì. Questo silenzio lo crea il grande io, e anche in ascolto, cioè anche chi ascolta lo percepisce,
E allora ecco che tutto si alza di livello, senza che diventi mai ridondante o retorico o poeticistico, no? A tutti i costi. Sono persone spaccate dentro, c'è bisogno di attori che abbiano il dono della trasparenza e lasciare trasparire quello che di solito apparterrebbe ai pensieri e invece viene detto, e viene detto con una purezza d'animo che a me mi fa dire, poi concluso, che sono quasi personaggi un po' che assomigliano alla pittura medievale. Queste facce un po' tutte uguali, neutre, con degli occhi enormi e una strana aura dorata che li circonda e che fanno semplicemente un gesto che è quello che significa, quello che è significativo per loro, sufficiente per il pittore per fare un ritratto e dire questa è la Vergine Maria, questo è il tale santo, il tale altro, ma non fanno molto, offrono con una piena trasparenza dorata, ecco, ma non so se mi sono perso per strada, però vorrei che ne parlassero anche gli attori. No, non ti sei perso per niente, però appunto cogliamo l'occasione per coinvolgere loro. Quello che dice Valerio è il cuore, no? È l'essenziale, riuscire a mostrare quello che non viene detto attraverso il dire e la presenza scenica. Ci riuscite moltissimo e io vi chiederei di unirvi, diciamo, a questo ragionamento su come l'attore si misura con il grande io che deve dire, con la Villoresi. Comincerei io? Dalla ragazza sul divano che ho sulla scuola. Proprio io. È sempre un io. Sì, esatto. Dunque, no, vabbè, noi ci siamo misurati molto in una strada che Valerio ci ha indicato. Tutti noi quando abbiamo letto il testo abbiamo detto bello, ma chissà cos'è, proprio perché è una scrittura fatta di mozziconi di frasi, infatti non vi dico per la memoria che cos'è stato, perché spesso non c'è una consecuzione, soprattutto nel mio personaggio, perché vedrete che è teoricamente una sorta di monologo di una vecchia pittrice. Guardate come mi toccherà andare in giro fino a maggio con i capelli rosa e blu. E anzi, ora li ho raccolti, ma sono anche ricci perché lei è da giovane. E quindi dove questa donna racconta la sua, come dire, inadeguatezza quasi alla vita, no? Ha avuto quasi un divorzio dalla sua vita, pensa di non saper dipingere, in realtà sa dipingere, ma non ha fiducia in se stessa, perché ha un passato che come un macigno la tiene bloccata e non la fa vivere sostanzialmente. Non la fa stare insieme agli altri, non la fa essere felice di sé, come per tanti di noi, per carità, voglio dire, paghiamo gli psicanalisti fior di quattrini per staccarci dai problemi dei nostri passati. Ecco, lei non ce l'ha fatta. Quindi in realtà quello che vedete in scena sono i miei ricordi. E io dico smozziconi di frasi, interagisco molto poco, a parte col marito, perché in realtà loro sono lei e mia madre, che ovviamente non è più giovane di me, non potrebbe mai esserlo, ma è la madre che io ricordo. Sono io da giovane, la mia sorella, come io la ricordo, il mio zio, il mio padre, quindi sono tutti personaggi che ormai sono morti, peraltro, i genitori. Quindi è tutto ciò che io ricordo, è tutto ciò che non mi ha fatto evolvere, che non mi ha fatto andare avanti nella vita. Ovviamente ognuno di noi aveva delle traduzioni un po' diverse anche di sentimento, infatti mi ha bacchettata per un mese. Non è vero. No, guardate, tra le prove più belle della vita, cioè veramente delle prove creative, meravigliose, con un gruppo, con una compagnia affiatata che ha fatto squadra, che si vuole bene, che si diverte a stare insieme, e questo è fondamentale, perché pensate 8 ore di prove, io in stato catatonico. Un giorno l'ho portata a casa, ho rischiato di ucciderla perché non riuscivo più a guidare. Non me l'abbiamo mai detto. Lei mi fa ferma!
un incrocio, c'era una macchina, ma io ero ormai in uno stato catatonico. E quindi siamo entrati piano piano in questa densità di emozione, in questa difficoltà, anche io sono una persona molto solare, che quindi andare in questo disamore, non tanto per la vita, perché poi la vita la ama e che non riesce a viverla, in questo disagio, ecco, di vivere, è stata un'impresa. Poi io avevo ovviamente delle traduzioni diverse, interprete appunto, e traduciamo dalla parola un'emozione. E lui voleva, ed ha avuto ragione, un personaggio più cinico, proprio perché è così sofferente, come tante persone molto sofferenti hanno del cinismo rispetto alle proprie debolezze, no? Il fatto che lei ha le visioni, pensa che i colori l'aggrediscano, lo dice ridendo, come dire, pensate a che punto di rincoglionimento sono arrivata, no? Ho paura che i colori mi vengano addosso, che non stanno dentro i quadri, quindi lo dice quasi ridendo, ma pensate il problema di vivere in uno stato così ansioso, così instabile, no? Quindi devo dire che è stato un viaggio molto impegnativo di un mese, per quello che vi dicevo, bellissimo, estremamente creativo, e abbiamo avuto quasi una fase di abbattimento proprio alla prova generale, perché queste prove erano finite, finiva un momento di così rara armonia e creatività che quasi eravamo dispiaciuti di consegnarvi questo spettacolo. Poi, visto insomma il risultato di ieri, siamo felici. Oh, grazie. Spettacolo che però senz'altro vivrà, nel senso che da adesso comincia a vivere di vita propria, quindi continua senz'altro. La percezione, peraltro, ieri sera al Carignano, anche se si trattava della prima, quindi immagino tutte le cose che accadono da prima, ma insomma la percezione era, come spessissimo accade nel caso del lavoro di Valerio, di un teatro assolutamente vivo, fatto da attori che hanno fatto il percorso che diceva Pamela Villoresi, quindi questo si percepisce nettamente da spettatori, ed è sempre una grande forza di questo tipo di teatro. Passerei il microfono a Isabella Ferrari, che è la madre. Sì, forse fate più, sì, fate sì. Meglio. Ah, va bene. Beh, da dove parto? Parto sicuramente anch'io dal... tanto, per me forse è la mia prima esperienza di compagnia, veramente. Ho fatto poco teatro e mi è successo di farlo solo appunto con un altro attore in scena, un'altra attrice in scena, insomma, essere in due. Ed ero un po' anche intimorita da questo, quindi quando sono arrivata da Roma con la mia valigiona, pensando di stare qua 2 mesi, in questa valigiona avevo anche così tutto il timore di lasciare la mia comfort zone, la mia famiglia, ed è vero quello che dice Pamela, è verissimo, cioè io ho trovato un'altra famiglia, ma sì, non è stato sempre facile, anzi so bene di aver attraversato, di arrivare a casa insomma con estrema difficoltà, di non riuscire a volte nemmeno proprio a mangiare. Per fortuna nessuno dei miei familiari è venuto a trovarmi in questo periodo di prove. Sono, è vero, creative, ma comunque insomma non dico dolorose, perché poi la creatività dà un'enorme gioia, cioè adesso vorrei tornare indietro e rifare tutto quello che ho fatto, e quindi perdere quella idea di comfort zone iniziale. Adesso diciamo tutte queste cose, io insomma, per parlare del mio personaggio, che sono appunto un flashback, un ricordo, una madre anche lei che ha la sua ferita affettiva, una madre che probabilmente non è una madre perfetta, potrebbe sembrare una madre sicuramente non buona, non c'è niente da fare, o
sono dovuta andare a cercare, insomma, nel mio inconscio, nei miei ricordi, in qualcosa di cui ho molto pudore a parlare, perché credo che poi succeda così quando un attore lavora su un personaggio e ci lavora in un certo modo, del modo in cui ti fa lavorare Valerio Binasco, poi hai sicuramente pudore a parlarne. Quindi io adesso vado in scena e non è che ho dimenticato quella parte lì, però un po' sì. Adesso mi diverto a fare quel personaggio non me lo sto più portando a casa, ed è liberatorio, insomma, è stato stupendo per me ieri sera poter consegnare, no, quello che abbiamo costruito. Però appunto, come ci sono arrivata, me lo tengo per me, non lo so nemmeno più. Grazie. Giulia Chiaramonte, che è la sorella nel testo. Sì, mi riallaccio alle parole di Isa, perché anch'io effettivamente ho veramente un ricordo molto forte di tutta la fase creativa che Valerio ci ha fatto attraversare e che abbiamo attraversato insieme. Anch'io mi ricordo che tornavo a casa proprio uno scombussolamento, mi svegliavo la notte, così alle 4 del mattino, con gli occhi sbarrati, e avendo proprio internamente una sensazione sconosciuta ma conosciuta al tempo stesso. Qualcosa di me la conosceva quella sensazione, probabilmente era proprio quella parte anche che era personale, che era messa in gioco nel mio personaggio. A mio avviso la sorella è molto criptico come essere umano, ma in realtà penso che tutti i personaggi di Fosse sono abbastanza criptici, proprio perché portano una complessità che tutte e tutti quanti penso che abbiamo, ma la portano, diciamo, con Valerio la commentavamo dietro le quinte durante una generale, quasi come se fossero frantumati, come se vedi proprio la frantumazione, un'anima frantumata messa lì e come dire, ecco qua, ecco i pezzi che mi compongono, tutti insieme, tutti complessi, tutti uno nega l'altro probabilmente, con i propri contrasti. E il lavoro interessante che secondo me è stato fatto, che più mi ha colpito, è stato come, perché è come se tutti i personaggi fossero, anzi proprio avessero un'onda interna molto alta, quasi uno tsunami interno, e il lavoro che ha fatto Valerio è stato proprio andare a vedere però la profondità del fondale, di quello che si muove quando l'onda è alta, no? Cioè di tutto quello che c'è nel fondale che poi tira sull'onda, quindi non andare a lavorare sulla spuma, ma proprio su sì, sul fondo invisibile, ma che muove tutto. E questo direi, sì, è stato incredibile, proprio incredibile. E adesso comincia una parte ancora diversa, quindi, che è quella della restituzione. E veramente, sono grata fino a qui. Giordana Faraggiano, che... Faraggiano. Cosa hai letto? Sbagliato. Questo rimane nel repertorio. Tanto ci conosciamo bene, perché... Infatti... Invece Giordana... Gioradana. Come sapete, come anche Michele e Fabrizio, hanno lavorato molto spesso con Valerio, quindi... Qual è la domanda? No, la domanda è guarda. Che tu ci parli del tuo personaggio, abbiamo fatto questa carrellata rapida perché purtroppo abbiamo poco. Ok, vi parlo del mio personaggio. Non ho tanto da dire del mio personaggio, nel senso che il mio personaggio
non dice tanto, cioè dice tanto stando in silenzio e forse è una delle... No, è la seconda volta in cui Valerio mi chiede di non fare, cioè di fare proprio il minimo indispensabile con una temperatura molto alta, quindi tenendo dentro. Per me che sono un'attrice comunque molto di pancia, molto carismatica, molto emotiva, molto anche isterica, rabbiosa, è stato complicatissimo trovare la via di mezzo, la misura di un personaggio che in realtà poi implode dentro, quindi come riesco a tecnicamente anche emotivamente a raccontare un personaggio che avrebbe una grandissima voglia di urlare ci sono anch'io senza farlo mai. Non ho tanto, cioè non so che dire, posso semplicemente dire che è stato forse il lavoro in cui io non sono una persona, sono molto solitaria soprattutto con le compagnie, non amo stare in compagnia nella compagnia, sono esclusivista, si dice. Dipende cosa vuoi dire. Sono una persona che non ama i grupponi, no? E quindi le compagnie molto spesso le soffre, quindi preferisco magari stare con quella persona, quella persona, massimo due o tre persone, invece non che la compagnia sia fatta di tante persone, però è incredibile come questa compagnia sia diventata proprio casa, proprio famiglia, ma dal primo giorno è stato incredibile. È stato bello perché all'inizio abbiamo provato, per un caso del destino in realtà, senza gli uomini, senza Fabrizio Contri e senza Michele Di Mauro, solo con Valerio Binasco. E si è creata tra noi donne qualcosa che io non avevo mai vissuto, cioè siamo quattro attrici con esperienze diverse, con storie diverse, eppure ci siamo ritrovate ad appartenere inevitabilmente alla stessa storia, con tutte storie diverse. E poi quando sono arrivati i nostri uomini è stato bellissimo perché abbiamo finalmente chiuso la famiglia ed è stato tutto semplice. Uno poteva dire ma dopo una settimana, 10 giorni di prove senza gli altri uomini chissà che cosa si trova, invece no, ci siamo ritrovati tutti, ma credo che sia anche forse la forza di questo testo, in scena ci sentiamo tutti soli, i nostri personaggi raccontano delle solitudini, ma c'era una mia carissima amica che una volta mi ha detto, parlando di un gruppo di amici, loro criticandoli, loro non sono una compagnia vera, cioè loro non stanno insieme perché sono amici, loro uniscono le loro solitudini e questo lo credo veramente di questi personaggi, loro sono soli e uniscono le loro solitudini. E niente, ma noi, io come attrice, come Giordana, sento di aver trovato una famiglia e non unisco la mia solitudine alla solitudine di noi persone, ma credo che si sia creato veramente un legame bellissimo. Io mi sento fortunatissima, non mi era mai capitato di trovarmi così bene con una compagnia, con tutti. Da domani ci sbrano. Domani? No, non credo. Mi sento... Veniamo dunque agli uomini. Michele Di Mauro, che recita lo zio. No, mi alzo perché non li vedo, sennò così ci vediamo. Ci siamo salvati. Prendi il microfono. Io e Francesco. Ah, guarda, c'è un gelato. Ma si sente uguale? No? Allora non ho capito. No, un'acustica pessima questa. Si sente uguale, vedi? No. Si sente meglio con questo, vero? Ci siamo salvati, dicevo io e Fabrizio, arrivando una settimana dopo, ma non perché entriamo nello spettacolo mezz'ora dopo, cosa che è vera, ma perché io ho avuto una specie di broncopolmonite. Non solo, dilla tutta. E poi ho avuto dei problemi di tetto. In casa è bruciata sì, mi è bruciato il tetto di casa, compresa la mansarda, e quindi
mentre avevo la broncopolmonite sopra c'erano le fiamme, il fuoco e i gatti che cercavano altre vite oltre le sette che già hanno, e stiamo abitando sotto in una specie di piano basso, come noi lo definiamo il campeggio oramai, io e mia moglie diciamo andiamo in campeggio stasera, però è un mese che stiamo in campeggio, i primi giorni senza luce, poi dopo è piovuto e non c'era il tetto, per cui è piovuto dentro e è stato un alluvione. Insomma, cose che rispetto a costruire un personaggio sono anche di più, no? Però ogni tanto Valerio mi ha buttato lì qualche semino dicendo ma chissà, magari là c'è qualcosa che può essere utile, no? Anche. E in fondo sì, è anche vero ed è sempre vero, no? Che poi uno piglia le cose della vita e cerca di portarsele, di tradurle, no? di farne qualche cosa. E vabbè, io faccio lo zio all'interno di questo macello familiare, d'altronde il teatro si occupa principalmente di macelli familiari, no? da quando ho cominciato a scrivere, no? adesso fino alla Ferragni eccetera, no? di quello parliamo, di tragedie, di ferite irrisolte, ognuno si porta la propria, i propri cerotti, le proprie tinture di iodio, insomma, cerca di andare avanti, no? in qualche modo, e lo zio è povero innamorato sbagliato, no? Lei ha sposato la mamma sposa quest'uomo perché, vuol dire, infatuata, innamorata, persa probabilmente, no? Un marinaio, solo che il marinaio sta dove deve stare, no? Nel mare, e quindi sta poco a casa e forse gli importa proprio magari anche poco di quella famiglia lì, di quelle figlie lì. Infatti le ferite che si trasmettono di madre in figlia, di figlia in figlia, di figlia in madre che diventerà vecchia, eccetera, eccetera, dipendono fondamentalmente dall'assenza di questo padre, no? Di questo padre, che però ha un fratello che a un certo punto prova a sostituirlo, diciamo, o almeno prova a essere nel luogo in cui dovrebbe essere il padre e ad avere con la madre un rapporto anche affettivo che la madre molto probabilmente gli ha concesso, perché non è un personaggio, per quanto abbiamo capito o abbiamo potuto immaginare, non è un personaggio che entra nella vita di qualcuno con prepotenza, è un personaggio che un po' vive questa cosa in punta di piedi, no? E forse questo è stato l'indizio principale per costruire, se vogliamo continuare a parlare di costruire i personaggi, no? Di guardarlo, sentirlo, seguirlo in punta di piedi, no? E con quel l'occhio molto prepotente rispetto all'io, al grande io, no? E non al piccolo io, e nei personaggi più piccoli è ancora più evidente, no? questa cosa, perché tutte le battute ti mettono di fronte al fatto che puoi affrontarle, no? con una forza, perché poi dopo di forza si parla, sia che ci sia che si tolga, sempre forza deve essere, con una forza che va a definire le cose piccole. Fosse è meraviglioso secondo me, perché poi alla fine dei conti si occupa profondamente di cose piccole, per cui un tradimento diventa il far west, cioè diventa quello che vuoi anche, no? E quello che c'è da dire, che è così poco, diventa meraviglioso, perché tu devi mettere la forza necessaria, come se facessi Riccardo III, in poche battute, ma con tanti pensieri. E non sono pensieri solo del personaggio, che è una cosa di cui non abbiamo parlato, ma che è
adesso mi viene in mente, sono i pensieri di un personaggio più un attore che si occupa di quel personaggio, più di un attore che si occupa di quel lavoro rispetto agli altri lavori, e quindi c'è sempre tanto da fare in scena, anche quando non si vede, noi proviamo a fare tanto, ecco. Fabrizio Contri, che beati gli ultimi. Padre. Buonasera. Beh, intanto una compagnia, lo so, sono di parte, però è una compagnia di quattro donne veramente straordinarie, ognuna con la sua propria personalità, riescono a tirar fuori delle cose pazzesche, ma non voglio fare spoiler sul testo per chi lo deve ancora vedere. E giorni fa parlavamo che è la seconda volta che Michele Di Mauro mi porta via la moglie. Da fratello. Da fratello. L'ha fatto una volta nell'Amleto regia di Binasco, che faceva Re Claudio e io facevo il vecchio Amleto. Questa è la seconda volta. E no, che dire, io ho un rapporto solidale d'amicizia e di stima reciproca con Valerio, e questo mi ha permesso di prendere parte a molti suoi allestimenti, ma credo che il sodalizio più felice sia Binasco fosse, perché entrambi sono due, come definirli, sono due persone molto evocative. Se uno è un po' tirchio da una parte, colui che scrive cerca di mandare a briciole le cose, ma non dice il tutto, ha avuto la fortuna di trovare, secondo me, la persona più autorevole per poterlo rappresentare, e questo tra l'altro è stato scritto da altri. E per chiudere voglio dire che è stato un invito che ho accettato molto volentieri da Valerio, perché insieme in tempi non sospetti, quando ha ricevuto il premio, tra l'altro ha detto un po' me l'aspettavo, ha detto questa battuta. Sì. E molti anni fa abbiamo messo in scena altri Fosse, due, quindi per me era anche la soddisfazione di chiudere una trilogia con Valerio, che penso che sia l'unico veramente che lo possa rappresentare, e speriamo vi piaccia. Grazie. Grazie Fabrizio. Questa vicinanza Fosse Binasco mi sembra cruciale. In questo programma di sala Valerio scrive una cosa che commentavamo ieri fra una tartina e l'altra dopo lo spettacolo, e lui scrive, dice, è una cosa che fanno in scena, e cioè di realizzare, lui dice, la via mediterranea a Fosse. Cioè, è vero che c'è una sintonia profonda, poi non è che io conosco così bene Fosse, lo conosce senz'altro meglio lui e voi, ma la sintonia c'è anche perché lui lo se ne appropria, no? E questa via mediterranea ci vuole? Sì, io credo di non farlo in modo corretto, in realtà. Cioè, credo che, insomma, mi sono un po'... un minimo mi sono un po' documentato, no? Come mi era capitato di metterlo in scena durante il corso di questi anni. Ho visto anche un po' di roba in giro, ho visto come si può accostarsi a una drammaturgia così silenziosa, così... poco passionale, ecco, diciamo così. E io ci provo sempre, nel senso che io quando devo mettere in scena Fosse, ma anche altre cose, poi faccio una sorta di ritiro spirituale, mi guardo molto cinema di Bergman, per esempio, e cerco di entrare in quella che è una componente poetica per me importante, interessante, di solito di stampo cinematografico. Io tendo a conoscere un po' meglio il cinema che non il teatro come spettatore,
di entrare quindi in quella sorta di rarefazione nordica. Mi piace, mi sono documentato con i quadri di Hammershøi, che fa questi quadri silenziosi con delle donne di spalle dentro stanze vuote, e nella sua versione occidentale ho provato a pensare che come parlerebbero i personaggi dei quadri di... come si chiama quello là? Ma no, Hopper, quello là. Di Hopper, quello la famosa di quella lì seduta sul letto con la, la... Ho provato a pensare a queste cose e, poi di e quindi cerco poi di affrontarlo anche con l'aiuto, che ne so, a loro gli ho detto guardatevi i film di Kaurismäki, no? E lo faccio spessissimo e poi mi dicono sempre ma perché mai fatto vedere questo film di Kaurismäki? Perché mai fatto vedere Bergman se poi non c'entra poi... niente? È vero, lo ammetto, perché poi comunque si depositano in me dei piccoli messaggi, delle vibrazioni, si depositano anche negli attori che a quel punto magari hanno una maggiore familiarità con le pause o con certe posizioni del corpo, non hanno più paura di certe fissità, però l'orizzonte sconosciuto dei grandi autori del Nord piano piano si dissipa e compaiono invece le passioni umane. Allora mi è piaciuto anche quello che ho potuto dire prima da Giordana, dice, noi siamo attori, lei parlava di sé, però tutti così siamo, no? Siamo attori che hanno un urlo dentro, un pianto, una protesta, una veemenza, forse anche addirittura una violenza che vuole venire fuori. Siamo attori predisposti a tirare fuori questo tipo di energia, no? È uno scambio molto ricco che abbiamo avuto con Pamela anche a proposito di questo. E dico, bene, proviamo a farlo non uscire, ma lasciamolo vedere, facciamo in modo con la trasparenza di cui parlavo anche prima, che questa trasparenza vi aiuti a far sì che io, sì, non dico le cose che sento dentro di me che vorrei dire, ti odio, oppure t'ammazzo, oppure vorrei morire, non mi lascio andare alla zona mediterranea, no, del temperamento Anna Magnanesco, e non dico niente, taccio, dico poche cose, ma lascio che intanto i miei occhi si riempiano di lacrime, lascio che magari mi scappi un urlo, ma non dove la battuta lo richiederebbe, un po' prima o un po' dopo, in modo tale che lo spettatore e l'attore stesso si sentano messi in contatto molto forte con quella che è un'urgenza passionale che abita questi personaggi, ma che dentro di loro abiti anche il divieto a tirarla fuori. Ora, se questo divieto prevale, io vedo solo il no. E invece se lo lascio vibrare, vedo in contemporanea sia un'umanità che non è più in grado di comunicare pienamente, di usare le parole e la passione nel modo diretto con cui la via mediterranea, no? Cioè, sembrerebbe essere ricca, ma vedo in trasparenza tutto quello che vorrebbero dire, tutto quello che vorrebbero fare, tutti i sentimenti che vorrebbero tirare fuori, ma poi per una sorta di modestia, per una sorta di malinconia, per una sorta di rispetto anche nei confronti delle relazioni umane, tutto questo non si manifesta quasi mai. Nel nostro spettacolo c'è un personaggio che manifesta una grande rabbia e violenza ed è la protagonista, il personaggio di Pamela, la quale è stata fortemente spinta da me a tirare fuori queste cose, ma cosa fa? Parla da sola, sfoga il suo odio contro se stessa, essendo un artista che adesso è in un momento di grave crisi, e chi conosce un po' il mondo dell'arte, sia quella eccelsa sia quella più infima, sa quanto un artista possa odiare se stesso e il proprio lavoro. Allora ho detto esprimilo fino in fondo, tanto sei da solo, non c'è nessuno in questa casa oltre a te, e lei lì esprime una grande quantità di violenza che poi si disperde un po' nell'aria, arrivano gli altri personaggi e in qualche modo la assorbono. Il mio quindi non è un modo di approcciarsi a un Foss corretto, credo, che vorrebbe forse una maggiore severità, una maggiore algida severità nel porsi nei confronti dei sentimenti, e sappiate che io ci provo tutte le volte a trovare il Bergman che è nascosto in me, ma non c'è, il camerino è vuoto, bus, e quindi alla fine testimonio come fanno loro
solo ciò che conosco, ciò che so. È stato bello quello che ha detto Michele, ha detto non sono i pensieri che non vengono espressi in questa drammaturgia fatta di poche sillabe, non vengono espressi, sono i pensieri del personaggio? Sì, certo, un pochino, qualcosa abbiamo cercato di regalare a questi personaggi in termini di un vissuto, di certe caratteristiche che possono avere. Ma quanto valgono i pensieri di un personaggio in scena? Ve lo dico io, pochissimo. Quello che veramente conta quando un attore, quando un personaggio deve pensare, deve non dire qualcosa, ma il pubblico lo deve sentire, allora si può solo fare affidamento ai pensieri dell'attore. Ecco perché quello di Non Fosse un teatro per grandi attori. I grandi attori non sono quelli bravi a recitare bene, sono quelli bravi a pensare alla loro vita quando si trovano in scena. Quando io dico le parole di Non Fosse, devo per forza mettermi in una condizione in cui devo nemmeno troppo rispondermi, ma devo almeno farmi questa domanda: che cosa mi fa venire in mente questa parola, questa frase? Che cosa mi fa venire in mente questa scena che appartenga profondamente alla mia vita? E con quella io recito. Quindi in realtà gli attori sono molto più messi a nudo di quanto sembri, perché non si possono aggrappare alla maschera del personaggio e devono riempire il personaggio di qualche cosa che è la loro stessa vita. E dato che noi siamo delle persone molto impetuose, passionali, incasinate, espressive, profondamente espressive, questo si vede in trasparenza anche nel mondo di Fosse, e Bergman tutte le volte mi perdona. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa abbiamo questo microfono girato che può girare. Certo. Tanto che aspettiamo, mi piaceva anche ricordare che poiché dirigo lo Stabile di Palermo, che questo questo spettacolo è coprodotto da noi, quindi diciamo che ho una doppia veste. Quante sono le donne che dirigono i teatri in Italia? Allora, io sono la sesta donna nella storia della Repubblica Italiana che dirige uno stabile. Della Repubblica Italiana, voglio dire. Comunque, no, è una piccola cosa carina perché è vera, che erano anni che avrei voluto lavorare con Valerio, perché fa degli spettacoli bellissimi e ci avevo visto giusto che il percorso creativo di gioco, di scavo, mi avrebbe appassionato. Quando mi hanno telefonato per propormi il testo, dice: guardi, le proponiamo questa cosa, le mandiamo al testo. Ho detto: accetto. ma lei non ha ancora letto il testo? No, accetto, poi lo leggo. Grazie Pamela, soprattutto per aver ricordato la coproduzione e la presenza femminile. Peraltro il teatro italiano ha una grande tradizione di donne capocomiche pre-Repubblica, ma molto forte, che ci dimentichiamo, ma che è una spina dorsale. No, volevo aggiungere che presso Einaudi, nella collana Gli Struzzi, in questi giorni è uscita la pubblicazione del testo della Donna sul divano. Chi fosse interessato, dopo averlo visto, dice: ma perché non me lo compro? Speriamo che Einaudi mi mandi. Esatto, perché dico: ma chi te lo fa fare? Manda una percentuale. Sì. Allora, io devo scappare purtroppo perché ho una truppa. Va bene, allora. Io e Isabella dobbiamo scappare di corsa. Grazie, vi aspetto a teatro. Grazie. C'è una battuta molto significativa, molto bella, che pronuncia la ragazza sul divano, Angela di Lorenzo, che i grandi pittori dipingono ciò che non si vede,
che è una battuta naturalmente che è in qualche modo una mise en abîme del senso complessivo della scrittura di Fosse, del procedimento teatrale di Fosse, che forse riguarda anche gli attori. Chiedo a voi. Io cito sempre, anche quando insegno ai ragazzi alla scuola, giù a Palermo, una frase delle parole di Mario Luzi, quindi prendo a prestito parole importanti di questo grande poeta che sapete, di cui veramente mi onoro di essere stata amica, che dice: leggere il nero e il bianco, il testo e i suoi intervalli per se stessi e per altri ancora più inesperti che non osano farlo, dice rispetto alla scrittura, ma è una frase che si adatta benissimo al nostro lavoro, perché nei testi belli, come nella vita, non si dice tutto quello che si pensa. Noi durante la nostra non è che diciamo tutto quello che pensiamo, tutte le quindi deve trasparire anche dai non detti, dalle pause, e mai è più calzante questo paragone come con questo spettacolo. E quindi questo scavo, quando insegno, a me piace insegnare i versi perché sono appassionata di poesia, siccome non tanti li amano, invece io mi picco di farli amare, e poi di solito ci riesco perché io li adoro. Devo ai versi tra le ore più belle della mia vita, quindi. E che il verso di una poesia, ma anche questo testo, perché è una sintesi molto, è un concentrato, è un po' come un fiore di loto che è puro, assoluto, no? Ma affonda le radici nel magma umano. Sempre Mario Luzi diceva: a me piace osservare la realtà, le circostanze, i frangenti, perché rimangono imprigionate nel linguaggio come dentro un cristallo. Però è evidente che se io prendo quel cristallo dico: vedo rosa, vedo rosso, perché vedo i riflessi che più mi appartengono, che sono i pensieri privati di cui parlava prima Valerio. Se prende lei quella stessa pietra, ci vede magari verde, blu, no? Cioè ci vede i riflessi che più gli appartengono. Però quello che noi dobbiamo fare, il nostro compito, è dare la nostra interpretazione, ci chiamiamo interpreti per questo, e quindi servire un piatto cucinato in questo senso, cioè elaborato, interpretato dalla nostra sensibilità. Ho risposto? Grazie molto. Io direi che se non ci sono da parte vostra delle curiosità, delle domande, li forse prego, se no li dobbiamo poi lasciare perché devono andare a prepararsi. Io ieri c'ero, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, lascia molta ansia, quindi uno esce con l'ansia e poi deve prendersi il proprio tempo per ridistribuirsela addosso, perché si tratta di emozioni che tutti abbiamo provato in qualche maniera, o perché ci hanno raccontato, o perché le abbiamo portate dentro nella nostra vita personale. Ma come mai al fondo mettete una conclusione così importante in inglese? Cioè, per carità, l'abbiamo capita la frase, no? L'ultima frase detta in inglese, ma ho visto delle persone che sono rimaste un attimo nel dire: ma avrò capito bene, non ho capito bene, perché in quella frase c'è molto del significato di tutta l'opera. Perché in inglese? Ma è una canzone, non è nel testo, fa parte del testo. È una canzone che ha scelto Valerio, poi dovrebbe rispondere sì. Lui. Però è la canzone che è così, non fa parte del testo. Quindi adesso non voglio spoilerare, però in quello che c'è dentro c'è molto del significato. Vero. Di tutto il giro che è stato recitato, c'è molto di dentro, no? Sì, sì. Quindi, ma anche nella canzoncina che sentono le ragazze, quella che io e io giovane ascoltiamo, ma anche quella dice: tu, quella canzone dice: tu non mi possiedi, no? Tu non mi puoi dire di non avere altri ragazzi, non mi puoi dire quello che devo fare, non mi puoi dire quello che devo dire, no? Non dirmelo,
perché io sono mia in un qualche modo. E non te lo chiedo. E non te lo chiedo. Quindi, però sono canzoni probabilmente scelte perché avevano questi contenuti, ma non è fondamentale che si capisca. Chi di noi quando ascoltavamo le canzoni da ragazzine, oggi che le risento capisco cosa vogliono dire, ma allora erano suoni, no? Cioè, non è... Proveremo a cercare la versione in norvegese. No, vorrei aggiungere anche su questo, che in realtà è interessante, cioè secondo me la cosa che più ci ha colpito forse, non voglio parlare per Valerio, però per esempio a me quando ho sentito la scelta poi di mettere Lou Reed al finale, la canzone di Lou Reed, è come se, non so, al di là delle parole, che è vero che raccontano tanto, sì, ma anche solo il tappeto musicale che Lou Reed mette è quasi come una continuazione di quel silenzio finale. Quindi al di là ancora delle parole, inglese, italiano che sia, secondo me era veramente come un cerchio che si chiudeva potentissimo. Appena l'ho sentito ho detto, cavolo, questa è una canzone giusta per una conclusione. Sì, sarebbe stato bello chiederlo appunto a Valerio, è una delle parole che mi ero appuntato in questo fogliettino qua, c'è la musica, proprio perché in questo lavoro, come spesso accade a Valerio, nel lavoro di regia di Binasco c'è un discorso musicale di riferimenti anche di brani musicali che è parallelo al testo, come diceva Pamela Villoresi, mi sembra che lo dicessi tu, non c'è, questo non è nel testo di Fosse naturalmente, il testo di Fosse finisce con le battute che dicono, ma c'è un discorso musicale che Valerio Binasco affianca secondo me al lavoro, che c'è sempre appunto, perché le suggestioni di Binasco sono senz'altro cinematografiche, come diceva lui prima, ma sono anche molto musicali. E in questo lavoro si conferma questo elemento, no? Cioè la musica è come se fosse una traccia parallela, che quindi non è, come dire, non è solo nelle parole che vengono usate, ma proprio nell'atmosfera, nella composizione, sì, nella composizione dello spettacolo. Quindi, però certo, ci fosse stato lui, avrebbe detto cose ulteriori. Grazie molte a tutti, grazie molte a loro. Grazie.